Benvenuti a tutti, cari amici, appassionati, collezionisti, insomma, chi più ne ha, chi più ne metta, nel nuovo video sul canale di Diabolik 68. Allora, intanto, prima di parlarvi un po' del video che andremo a vedere, volevo ringraziarvi, ragazzi, perché da un piccolo canale, un'iniziativa mia del tutto casuale, non avevo, diciamo, queste grosse pretese, però piccolo canale che è già arrivato a 142 iscritti, quindi vi ringrazio davvero per l'affetto, per la stima, per la simpatia anche nel condividere un po' quelle che sono le nostre comuni passioni. Ci sono dei momenti in cui effettivamente uno ha un po' più delle difficoltà nel poter essere sempre attivo sul canale, per ovviamente impegni personali, problematiche personali, però poi uno magari riesce a trovare il tempo di fare il video, a trovare il tempo di parlare un po' di quelle che sono le cose che un po' ci accomunano e che devono essere semplicemente viste in maniera positiva, senza, a mio avviso, trovare sempre aspetti negativi o critici o palesemente offensivi. E quindi, ragazzi, vi ringrazio, perché devo dire che la stragrande maggioranza di voi è sempre nei miei confronti molto corretta. E quindi ho piacere sia di ricevere i vostri commenti, sia di commentarvi. Insomma, questo ci tenevo a dirvelo perché, ripeto, sono piccole soddisfazioni di un appassionato che ha, ripeto, l'unico intento, quello di trasferire a tutti gli amici quelle che sono le nostre le passioni. E quindi parliamo ora del video. Vi farò vedere un po' di acquisti fatti nell'ultimo periodo, tra edicola, tra qualche pacco ricevuto qua e là. Insomma, ci sono un po' di soggetti, un po' di fumetti e quant'altro che vi possono, un po' di serie che vi possono interessare. Magari qualcuno le sta facendo, qualcun altro magari incuriosito potrebbe cominciare a farle. E quindi, ragazzi, cari amici, appassionati, collezionisti, come dico sempre, vi auguro buona visione, godetevi il video, e al termine, se il video sarà stato di vostro gradimento, potete commentarlo, perché sapete che tendenzialmente rispondo a tutti. Potete mettere un like, potete condividerlo. Se non avete ancora fatto l'iscrizione al canale di Diabolik 68, fatela. Vi rimando alla visione del video acquisti di Diabolik 68. Vediamo gli acquisti di cui vi ho parlato. Allora, cominciamo con il piccolo Ranger, che magari molti di voi avranno già preso o magari vorranno prenderlo. Bellissima copertina, come sempre. Questo è il numero 1, chiaramente. Voi sapete che il piccolo Ranger è un fumetto, diciamo, molto antico. Per collezionisti, gli originali sono preziosissimi, hanno valori altissimi. Le copertine, ripeto, sono bellissime. In questo caso abbiamo una copertina molto bella di Franco Donatelli. I disegni, anche qua lo dice, perché questa è la serie cronologica, quella che è stata data con la Gazzetta, a colori. E quindi, come voi vedete, c'è anche scritto all'interno, vedete, Andrea Lavezzolo e Francesco Gamba, straordinario i disegni. Quindi cosa c'è da dire? C'è da dire che per chi ama questo tipo di personaggi, questo tipo di ambientazioni, è sicuramente da vedere. Io sto guardando come voi, lo sto aprendo e ovviamente lo devo leggere, però sto notando delle colorazioni molto molto marcate, soprattutto
non so se condividete, anche il rosso è abbastanza ben visibile, comunque ben accennato. Quindi i disegni sono bellissimi, è inutile dirlo, quindi la storia merita, e quindi andatelo a recuperare se siete appassionati del Piccolo Ranger. Questo tra l'altro è stato dato in omaggio con la Gazzetta, quindi è il primo numero in omaggio. Andiamo a vedere un altro recupero che ho fatto dalla mia edicola di fiducia. Parliamo del Lancio Story Maxi Gilgamesh, che rispetto alla tiratura del Piccolo Ranger, che già è stata data di 100 albi, questa è quindi chiaramente abbastanza impegnativa, voglio dire. Questo ha una tiratura più limitata, perché sono gli 11, dovrebbero, infatti qua 11 albi che si faranno, e chi la vuole fare chiaramente ha un impegno decisamente meno pesante. E Gilgamesh, il grandissimo creatore, che chiaramente è Robin Hood, è lo stesso che poi troveremo anche in altri personaggi come Dago, e insomma come Martinelle, che poi successivamente vedremo negli anni 90. Si trovavano tutte nelle Lancio Story, testate le Lancio Story della Eura Editoriale, quindi chiaramente è un tipo di fumetto che deve piacere, insomma, deve. Questo, per esempio, per chi è appassionato di fantasy, o chi è appassionato un po' di fantascienza, perché questo sostanzialmente è un fumetto che narra le vicende di una persona che nel corso degli anni cambia tante identità, spaziando fra vari tempi, e diciamo che nasce più come fantasy e poi diventerà più fantascienza, per cui lo reputo interessante per chi ama questo genere di fumetti. Io ho visto, ecco, ho cercato di dare così uno sguardo veloce. Ovviamente la carta è un po' più grossolana, un po' più grezza rispetto al Piccolo Ranger, che è un po' più raffinata. Questa ricorda un po' più la carta di un tempo. I disegni sono belli, è chiaro che dobbiamo pensare che qua si parla, vedete, sono delle tavole con tantissimi riquadri, piccoli riquadri, tanto tanto da leggere, per cui diciamo le storie sono abbastanza prolisse. Però lo reputo bello, soprattutto in funzione del fatto che vedete, guarda che bella questa qua. Perché non è molto impegnativo da un punto di vista di uscita, perché voglio dire, 11 uscite non sono 100, quindi tutto sommato, insomma, per chi è come me un po' ha il magone nel ricordare vecchie letture di un tempo che io facevo, perché sì, è vero che non era la mia principale lettura, Lancio Story, c'era anche Scorpio, però nel Lancio Story ho conosciuto per esempio Dago, altri personaggi. Poi per esempio c'è anche, vi ricordo anche Savarese. Savarese è anche uno dei personaggi creati, tra l'altro bellissimo pure, che è un'altra cosa, oggi non lo presenterò quello, ma è la storia di un ragazzo che dal profondo sud, insomma, va in America. È una storia più incentrata sulla mafia, quello che praticamente subì questo ragazzo, perché perse la famiglia e poi diventò un agente all'FBI in America. Ma comunque, quella è un'altra storia. Questo, ripeto, è Gilgamesh, che okay? Il numero 2, il numero 1 l'avevo già preso. E quindi chi non sa cos'è Gilgamesh ha visto un po' un attimino quello che è Gilgamesh. Poi ci sono pure degli interessanti editoriali, insomma, da leggere. E questo costa 5,90 euro. Altro albo vociferato, da molti cercato, alcuni in edicola non lo hanno recuperato, perché in alcune dicono non è arrivato. Comunque questo è Tex Willer, lo speciale Mefisto origine al male. Questo è bellissimo, vi dico. Io ho visto i disegni, ora ne parleremo, sono molto molto belli.
La copertina possiamo dire che è di Dotti, i bellissimi disegni sono di De Angelis, quindi ora li guarderemo, ovviamente la sceneggiatura di Boselli. Questo è un albo, un fumetto in cui Boselli tende a spiegare un po' le origini di Mefisto, ancor prima della sua, diciamo, come posso dire, elevazione a personaggio malefico, dotato di poteri maligni, malvagi, tra l'altro nemico giurato di Tex. Quindi c'è la storia di lui quando ancora era un illusionista, un mago, quando, cioè, è bello. Diciamo, c'è anche raccontata, vedete, il rapporto con la sorella Lily. E quindi vi faccio vedere qualche disegno, perché sono davvero splendide le tavole e i disegni. Bello, bello, bello. Guardate, ci sono tanti. Guardate che bei disegni. Strepitosi. Questi disegni di De Angelis sono veramente belli. Molto 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 efficaci. E quindi io l'ho recuperato perché è una di quelle storie, il rapporto con Mefisto e Tex, che è più intriga. Quindi da questo punto di vista io lo consiglierei se c'è qualche appassionato di Tex. Questo tra l'altro da quello che ho letto da qualche parte, non ricordo dove, dovrebbe avere diciamo, delle trame, degli incroci con l'altra testata di Tex regolare, sempre sul Mefisto. Quindi è anche interessante cercare di vedere qua una bella ragazza con un bel décolleté. E quindi, insomma, questo è davvero davvero molto bello. E quindi questa è la quarta di copertina, vi ricordo sono 128 pagine, costa 6,40 euro, quindi per chi diciamo era interessato a vedere questo speciale, vi ho fatto vedere qualche immagine, insomma, ve ne ho parlato un tantino e lo reputo interessante. Altro Bonelliano, abbiamo Nick Rider, sempre la serie delle nuove indagini. Alba Digitale è il numero 7, se non sbaglio. Vediamo perché, ecco qua. Alba numero 7, sì. Ah, questo di qua, anche questo è diciamo un bel fumetto. Praticamente vediamo un po'. Questo vi faccio vedere qualche disegno nel frattempo che vi parlo. Guardate, molto belli anche i disegni di Nick Rider. È chiaramente un tratto differente dal precedente. Guardate che bel primo piano, guardate che bellissimo soggetto, spettacolare. I disegni sono di Rao e abbiamo la copertina è di Rao e i disegni sono di Ivan, l'ottimo Ivan Zoni, e la sceneggiatura è di Rigamonti. Anche questo è un recupero recente dal mio edicolante. Guardate che bei disegni. Anche questo, numero 7, abbiamo 4,40 euro, le nuove indagini, Alba Digitale numero 7. E poi abbiamo in quarta di copertina il commissario Ricciardi. Altro bellissimo recupero, questo da fumetteria, chiaramente ordinato alla fumetteria degli amici del Forbidden Planet di Roma. Lo volevo recuperare già da tempo, quindi ho fatto un ordine e mi è arrivato ed è bellissimo. Intanto parliamo di Jack Kirby, la vera vita del re dei comics. E ragazzi, Jack Kirby è davvero il re dei comics. Personalmente poi lo reputo il numero uno in assoluto, ma ovviamente ognuno ha le proprie preferenze.
La bellezza di questo volume, che ora vi farò vedere, è che narra la vita di Jack Kirby dall'inizio, da quando era ragazzino, quindi da quando cominciò a disegnare, ma lo potete vedere anche qua da questa bellissima copertina in cui si scorge. Ed è narrata dall'ottimo Tom Scioli, tra l'altro un allievo, possiamo dire un allievo di Kirby. Ora, c'è da dire una cosa. Questo volume è una sorta di dedica di Tom Scioli a Jack Kirby. È una biografia, non un'autobiografia, chiaramente, è una biografia nel senso che Tom Scioli lo ha raccontato come lui lo vede, lo ha visto, lo vide, lo ha visto. E quindi ne ha raccontato un po' di sfaccettature, ha raccontato un po' di quella che è stata la sua epopea a modo suo. Tant'è vero che questo volume non ha avuto e non è, non ha rilascio di autorizzazione né dalla DC né dalla Marvel né tantomeno dai familiari di Jack Kirby. Quindi possiamo dire che è un'opera fatta da Tom Scioli in onore di Jack Kirby. E la cosa da dire, che per chi ancora non lo ha visto all'interno, è che è sotto forma di fumetto. Quindi abbiamo una storia del più grande re dei comics disegnata a fumetti. E vedrete, perché sono davvero belli. Sono davvero belli. Ecco qua. Tom Scioli, Jack Kirby, la vera storia del re dei comics. E qua comincia la storia del Kirby ragazzino. Guardate che bello. Quando si accorge di avere, io dico, i poteri del disegno, la magia del disegno. E quindi lui, la sua passione, sostanzialmente la coltivò sin dall'inizio, e quindi ovviamente non ve lo faccio vedere per intero, ma ci sono tutte le sue narrate, tutte le sue avventure fino all'arrivo a, diciamo, alle più importanti editori. Tra l'altro va detto che Jack Kirby, immagino qua venga pure narrato, guardate qua i disegni, Hulk, Spider-Man, la cosa spettacolari. Jack Kirby è stato riconosciuto, ahimè, diciamo in tarda età, da un punto di vista proprio del riconoscimento come grande del fumetto. A mio avviso un errore, ma comunque molto lui purtroppo fu osteggiato da un altro grande, che è Stan Lee. Devo dirlo, va detto, anche io sono un innamorato di Stan Lee, ho tante cose su di lui, ma va detto che Jack Kirby e Stan Lee ebbero dei grossi conflitti che sfociarono anche in battaglie legali, e quindi questa cosa un po' a me, devo dire la verità, che sono un appassionato di quell'epoca, di quell'epopea dei fumetti, mi infastidisce non poco, mi crea un po' di malcontento. Però tutto sommato devo dire che questo è Tom Scioli, ok? Molto bello anche come prodotto, poi in termini, diciamo, di fattezza dell'albo. E questo, diciamo, è la quarta di copertina in cui le opere di Jack Kirby, questa è una citazione di Guglielmo del Toro, le opere di Jack Kirby sono pervase da una forza che ha cambiato il mio sogno sul mondo, il mio sguardo sul mondo. Nessuno era come lui e nessuno mai lo sarà. Vedete? È straordinario, io non vedevo l'ora di prenderlo perché me lo devo gustare. Jack Kirby, la vera vita del re dei comics. Il prezzo del volume 18 euro. Passiamo a Samuel Stern. Voi sapete che io seguo Samuel Stern, e questa è una delle variant, la variant 2021, che non avevo ancora preso, i Quattro Cavalieri. Ho più volte parlato di Samuel Stern, i disegni sono, a mio avviso, sono molto belli, sono cupi, tetri per com'è il personaggio. E la copertina in questo caso è di Mlinarić, che io tra l'altro di Mlinarić ho tutto un una, una
un portfolio da lui firmato in edizione limitata, quindi poi non so se ve l'ho già fatto vedere, però molto bello. Quindi questa è la variant di Samuel Stern. Vi faccio vedere anche la variant del 2020, che è questa di qua. Questa qua, anche qua c'è la cartolina che mi hanno omaggiato. Tra l'altro poi vi parlerò anche di Calia, perché Calia chiaramente è stato dato in omaggio, perché ho fatto una spesa alla Bugs, perché ho comprato le regular che sto facendo di Samuel Stern, e quindi ciò mi ha permesso di avere ben tre copie di Calia Zero. Allora, questa la copertina è di Casagrande, Elena Casagrande, la bravissima Elena Casagrande, che ha fatto appunto la copertina della Variant 2020 di Samuel Stern. Questo è il dietro, vedete? E questo, diciamo, è il Samuel Stern che abbiamo intravisto. Guardate, i disegni molto profondi. E come vi ho detto, ho preso, vedete qua, gli schizzi, i bozzetti, bellissimo. Cioè, le variante sono spettacolari, perché praticamente, guardate, dalla sceneggiatura alla tavola, c'è tutto quello che serve per comprendere il lavoro che ci sta dietro ad un fumetto bellissimo come Samuel. Cioè, di tutto di più. Poi chiaramente ci sono i vari, guardate, i vari disegni belli. E questa è la variante di Samuel, la 2020, vedete, 2021 prima 2020. Ora, come vi ho detto, ho preso anche di Samuel, ho preso anche la regular, vedete. Io dovevo Samuel è arrivato al da me è arrivato al numero 31. Io l'ho presa un po' in edicola, un po' direttamente alla Bugs. Questi li ho recuperati tutti alla Bugs, perché ovviamente ho beneficiato di quella che è stata l'iniziativa della Bugs, che ogni 19,90 € dava un volume di Calia numero 0, e quindi a me ne sono venuti tre, perché ho speso circa 65 euro, 68 euro, e questi sono praticamente i volumi dal 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Sono chiaramente la regular di Samuel, le copertine sono di Piccioni, sono di Vincenzo, Emiliano Tansillo, ecco qua, sì. E questo è il numero 31, che dovrebbe essere, sì, il corpo e il sangue, ed è l'ultimo Samuel. Ci vediamo qualche disegno. Questa è la quarta di copertina. Questo è il 31, l'ultimo di quelli che ho recuperato. Guardate che bei disegni. Ovviamente, come dico sempre, il personaggio di Samuel deve essere, diciamo, deve piacere, ecco, è un personaggio, soprattutto le ambientazioni sono chiaramente particolari, lo ripeto sempre, si tratta di horror paranormale, e quindi deve, diciamo, interessare il lettore. E questo, diciamo, vedete come bello il tratteggio, come cambia, guardate, per far vedere poi la parte più cupa, più tetra, vedete? Guardate. E insomma, questo è il 31, questo è il 30, la crepa. Bellissime le copertine, eh? Bellissime le copertine. Poi abbiamo il 29, le anime morte. Il 28, London Calling. Abbiamo il Rosso di Edimburgo, che chiaramente spadroneggia. E poi abbiamo il 27,
il quinto comandamento. Faccio vedere velocemente qualche tratto dei disegni. Vedete? E come dico io, c'è sempre tempo per recuperare, quindi se non l'avete ancora fatto Samuel Stern, avete la possibilità di recuperare ancora. Io non devo dire la verità, non so, ma credo che ancora ci sia l'ottima iniziativa della Bugs di, a mio avviso, ho sentito qualcuno che l'ha criticata. Io sono assolutamente d'accordo con Fumasoli, e quindi chi vuole avere un numero di Kalia, il numero 0, deve spendere una cifra basica, €19,90. Si può comprare qualsiasi cosa dal loro sito, qualcosa che chiaramente può essere più interessante o meno, e ricevere Kalia in omaggio. Quindi così il valore dell'albetto non schizza alle stelle, almeno all'inizio non ci sono tantissime speculazioni, c'è un prezzo minimo per poterlo avere, e quindi si tiene un po' sotto controllo anche questo aspetto. E quindi abbiamo visto questo, andiamo a vedere ora il Kalia numero 0, di cui ecco qua, lo vediamo tutto per intero, così vi potete fare un'idea. Questo è Kalia numero 0. Ok, questo qua chiaramente la copertina è di Luca Lamberti. Luca Lamberti è Cantone, Leonardo Cantone. Vediamo, diciamo, il Kalia chiaramente è un numero 0, per cui vedete l'albetto è piccolino, vedete, è piccolino, e più che altro è una presentazione di quello che sarà a novembre, di quello che verrà a novembre. E lo vediamo tutto, il primo numero di Kalia sarà a novembre. Abbiamo l'inizio, poi c'è chiaramente la parte, diciamo, editoriale, la presentazione. Questa è una bellissima mappa dove ci sarà tutta la storia, dove si dipanerà la storia di Kalia. Qua abbiamo chiaramente i vari regni dove ci sarà appunto, dove si narreranno le vicende. Chiaramente è un fantasy, i personaggi, vedete, questo ce lo vediamo tutto così, alcuni bozzetti, c'è anche la parte relativa a un po' la parte dei mostri, le creature mostruose, ok, come questa. Chiaramente ci saranno gnomi, ci saranno sempre i vari classici mostri presenti nei fantasy. Questo è un po' tutto, vedete, tutta la parte del regno, la parte superiore, la parte inferiore. E questa è l'ultima pagina in cui abbiamo l'inizio, questa da in là al viaggio, inizia il viaggio novembre 2022. Queste sono le altre due copie di Kalia, vedete, sono in tre, quindi i numeri sono la 307, la 306, la 305, quindi 305, 306 e 307 di Kalia ce li ho presi in omaggio dal sito Bugs. Un fascicoletto che all'apparenza, potete vederlo pure voi, vi ricorda sicuramente il Diabolic. E in effetti questo qua è un albo che è stato fatto in maniera così, possiamo dire anche un tributo ai neri e di un tempo. È un po' la rivisitazione di come potrebbe essere stato un Samuel Stern edito in quegli anni, e hanno fatto quindi la Bugs ha avuto questa bella idea, Fumasoli direi, ha avuto la bella idea che si potesse replicare un fumetto di Samuel Stern
nell'idea di come poteva essere un fumetto di Sam Stern nel periodo dei neri, e quindi nel periodo di Diabolik. E guardate se non è similare in tutto e per tutto a come era concepito il Diabolik nella grafica, nella copertina, 150 lire, la quarta di copertina, Loretta, che ricorda sicuramente una Loretta di Diabolik. La differenza con Diabolik è il fatto che, chiaramente, essendo un albetto così, è piccolino, vedete, però è, infatti vi posso far vedere anche la grandezza con un Diabolik che ho io, guardate, sono la stessa grandezza, vedete, la stessa grandezza sia nella lunghezza, nella larghezza, vedete, solamente che quello è molto, il Samuel Stern è più piccolino. Però in tutto e per tutto riprende il Diabolik, che è un po' un tributo che si è voluto fare immaginando il Samuel Stern scritto in quell'epoca, e quindi sarebbe potuto essere così. Il terribile demonio è il titolo, vedete, il terribile demonio è stato fatto, come dicevo, per un po', per così, in maniera quasi scherzosa, un po' per simulare appunto il Samuel Stern scritto e disegnato e impaginato come un vecchio album di Diabolik. E guardate i disegni, guardate come si apre, 1965, pure primo novembre, proprio esattamente si è voluto simulare il Diabolik, vedete, questo con le classiche tavole a 4, guardate, del Diabolik. Una bella idea, devo dire. C'è addirittura la parte relativa al disegno, qua dalla parte finale, i bozzetti. Guardate qua. Non so se gli hanno fatto il cruciverba, ma non mi pare. Di solito il Diabolik conteneva il cruciverba, non lo vedo. E quindi, però, una bella iniziativa. E questo, ripeto, l'ho recuperato insieme alla serie regular, alle variant che dovevo prendere, e mi hanno così consentito, come avevo detto prima, di avere i tre numeri zero di Kalia. Anche questo recupero in edicola, bellissima davvero, la copertina effetto lucido metal, guardate l'effetto metal della copertina, guardate che bello. E la cosa, intanto la copertina è di Bernardo, molto bella. E cosa possiamo dire? Possiamo dire che questo è il numero, vedete qua c'è il titolo, è 100 volte in gioco, 100, perché sostanzialmente è stato fatto un magnum estivo, quindi praticamente parliamo di un io lo definisco il classico volumone che si porta in estate, perché si basta uno di questo per leggere tranquillamente. All'interno ci sono ben 5 ristampe di Diabolik, e ogni ristampa praticamente non è altro che un raggiungimento di numero 0. Quindi sapete che Diabolik è andato, ha superato ampiamente i 900 volumi, chiaramente differenziati, poi chiamati, identificati da numero, serie e quant'altro. E si narra che la Giussani, e proprio per questo ve ne parlerò, la Giussani, proprio perché non credeva che il successo potesse arrivare a tanto, addirittura lei pensava che si pensava che il Diabolik non arrivasse a 10, 20, 50 copie, invece sapete bene dove è arrivato. E quindi, in onore un po' di questo, in onore del fatto che la Giussani nasce nel 1922 e quindi ha il proprio centenario quest'anno, si è voluto fare un'iniziativa dove, in una serie di albi, compreso questo, non è l'unico, ma qua c'è molto più degli altri, perché vi faccio vedere in questo di qua, di cui vi ho fatto prima vedere, vedete, c'è sempre una, diciamo, un richiamo alla Giussani, e quindi ci sono delle pagine di editoriale, qua ce ne sono ben 16, se non ricordo male. Ma in questo
ci sono molte più pagine, lo vedremo dopo. Quindi vi stavo spiegando che ci sono ben 5 albi. Ogni albo ha un motivo, un fascino particolare per essere stato incluso. Sono albi tutti questi 5 che hanno raggiunto, ripeto, quella mitica cifra zerata, per cui sono multipli del 100, scelti per una logica da parte dell'editore. Il costo è di 7,90, quindi io direi che 5 diabolic, 5 di stampa, 7,90 ci sta benissimo. Ovviamente sono, vedete, il classico disegno di diabolic, quindi non chi conosce benissimo diabolic, basta vedere, è una garanzia chiaramente. Ma la cosa che mi preme ricordare è che in questo albo, guardate, guardate, da questo numero, infatti vi c'è un numero importante, qua c'è tutto quello che vi ho detto in riferimento all'idea che ci sta sul 100 e sui multipli di 100 di cui vi ho parlato. Ci sono ben 34 pagine di editoriale, di informazioni su Angela Giussani, addirittura in foto e interviste. Guardate, guardate, ve le faccio vedere tutte. Sono una bellezza. Basterebbe solo questo per invogliare un lettore a comprarlo. Questa è davvero una stupenda iniziativa. Devo dire che la storina è sempre il top, a mio avviso, ancora oggi. Guardate quante pagine ci sono di editoriale, cioè qua uno si ci butta a capofitto e riesce a leggere tante tante belle cose. E quindi, anche se in questo momento ho qualche difficoltà nella lettura, come ben sapete, ma piano piano e con un aiuto magari uno riesce, in attesa dei tempi migliori in cui riuscirò a leggere senza nessun tipo di aiuto, ma questo è un altro discorso. Allora, e quindi dicevo, vedete, la morte di Eva, comincia la storia, spettacolare, ci sono i disegni classici di Diabolik, guardate qua, c'è un richiamo pure a Satanic, ad altri, sì, perché praticamente dovrebbe esserci qualcosa anche all'interno, ma insomma è da scoprire tutto, è bellissimo, bello bello panciuto. Guardate che c'è qua, un bel volumone, come dico io, un Pullman Master diabolico, Pullman Master diabolico. E poi chiaramente c'è il sommario e qua c'è la parte in cui c'è redazionale, che andiamo a vedere. Ecco, la fine della storia non ve la faccio vedere, penso. E qua comincia la parte redazionale, in cui ci sono chiaramente riferimenti, vedete, ai Diabolik, insomma un po' tutto il re del terrore, incredibile. Io questo l'ho avuto originalissimo, con tutta la serie fino al decimo anno li ho venduti. Vabbè, questo è un altro discorso. E niente, quindi questo vi volevo far vedere perché anche questo, secondo me, merita un grosso interesse, perché, ripeto, 7,90 euro a mio avviso li vale. Bene, cari amici appassionati, spero che il video sia stato di vostro gradimento, che vi abbia interessato. E quindi potete lasciare un like, potete commentarlo, vi rispondo, come sapete. Potete condividerlo. Se per esempio siete passati sul canale così sporadicamente, magari vi potete anche registrare se non l'avete già fatto, magari attivate anche la campanellina, così rimane, vi arriva il messaggino quando c'è qualche novità, e ce ne saranno, lo vedrete. Il mio canale è molto vario, quindi è solo questione di tempo, ma insomma ci saranno chiaramente nuovi contenuti continui. E quindi al termine comunque di ogni video vi ricordo le tre paroline che sono importanti per me, spero di buon auspicio per tutti. Quindi abbiamo libertà, quindi abbiamo salute e pace. Spero possano essere per tutti auspicio di positività per il futuro, leggerezza e divertimento per tutti, ragazzi. Divertimento e cazzeggio per tutti. Viva le passioni!
Un saluto da Diabolic68, ai prossimi video.